from Gentile. A goal! Robbie turned away claiming it. Gentile's cross. And they may find it hard to take that away from Paolo Rossi. But what a superb ball in from Gentile. And Rossi's was the decisive touch, it seems. Just mentioned how you remember playing here in Toronto. Yeah. This was the scenes in 1982. It's fantastic. Fantastic. You know, does it still hit you? Questa è Sinclair. Yeah. I remember, ricordo benissimo, perché questa foto io ce l'ho a casa perché mi è stata regalata da una persona che partecipò a questa. He remembered that day very well because he got this picture at home because someone who joined this celebration gave him this picture as a gift 33 years ago. This is fantastic. Questa è una foto fantastica per dare il significato di una vittoria sportiva importante in un campionato del mondo e soprattutto dell'entusiasmo delle persone. This picture is really important because is the concrete demonstration of the historical meaning of that victory, especially for this community here, for the Italian community abroad, and what really meant that victory in the World Cup. Yeah, like this was taken 6 years before I was even born, and this has been hanging up in my kitchen ever since I was a little kid. Dice che questo nonostante sei anni prima lui non era nato è nella sua cucina. Ah, okay. Every Italian in Toronto has it. Yeah, oh, every single one. Fantastico. Perché credo che questo tipo di, cioè la gente che va nelle strade a festeggiare è una cosa naturale, cioè nessuno ha forza, no? Questo è un evento, diciamo, è stato il primo mondiale dove da un punto di vista mediatico le immagini sono andate in TV e hanno girato il mondo. È stato forse il primo mondiale del 1982, perché quelli precedenti si vedevano poco. This has been the first, probably the first World Cup with a global dimension in 1982, and so many that crowd on the street was not forced to be there. Yeah. So it's really enthusiasm. It's a true enthusiasm. When you look back on this World Cup, what do you have one memory that sticks out more than any? C'è un ricordo particolare più di altri dell'82 che potresti. Per me è il campo, ovviamente non è nelle strade, ma nelle strade, nelle piazze, dopo ovviamente quando siamo tornati in Italia, però l'immagine più forte che mi porto dietro di quel mondiale è il giorno della finale, lo stadio pieno di bandiere italiane. Alla fine è stata la cosa forse più bella che io, ed è una cosa che mi è rimasta, una fotografia che mi è rimasta. The strongest memory was the stadium at the final game, overcrowded by Italian flags. And that memory is still in my mind. It's like a picture, you know, printed in my mind. Only four Italian teams have won the World Cup, but only five players have won the Ballon d'Or. What do you think is more prestigious, and what would you rather, if you only could choose one to keep, what would you rather keep? I'm guessing I already know the answer. Ha detto che l'Italia ha vinto quattro volte il mondiale, ma solo cinque italiani hanno vinto il pallone d'oro. Cosa lasceresti? Cioè, cosa è la cosa più prestigiosa secondo te? Essere in quella classifica? No, in assoluto. Cioè, non c'è un paragone fra le vittorie, diciamo. There's no comparison. Le vittorie personali rispetto a quello che si ottiene vincendo insieme. La vittoria è molto più importante delle classifiche dei capocannonieri, del pallone d'oro, che sono tutte cose per un giocatore, anche quelle belle da raggiungere, traguardi, ma vincere e far scendere in piazza 500.000 persone lo fai solo vincendo, non vincendo il pallone d'oro personale. Winning together, there is no comparison, of course, between winning together with a team
and letting half a million of people coming on the street rather than these individual victories, even if, of course, for a player are very important for your career, but there is no comparison. I premi personali arrivano in conseguenza dei risultati che si ottengono. If you get the result in a team, then you get your individual outcomes. Otherwise, it's not possible. Paolo, do you think you could suit up for the Azzurri? They're struggling to score goals these days. Stanno facendo fatica a fare gol in un'ultima. Sì, beh, insomma, però insomma, dai, vediamo. Abbiamo comunque dei buoni giocatori e quindi la nazionale italiana è sempre una nazionale di un buon livello e quindi. I'm confident that at the end of the day the Italian team is a good team with a good level of player, and even if we struggle in the recent teams to score, I am confident that. Noi speriamo in Jovinko. We trust Jovinko. Yeah, yeah, exactly. Yeah. The right man. Yeah. So Jovinko deserves to be in the team then. Yeah. Is there one Italian player today that reminds you of yourself when you were playing back in the day? C'è qualcuno che ti ricorda te stesso oggi? In questo momento no, mi pare proprio di no. Sono buoni giocatori ma con caratteristiche forse diverse. Abbiamo attaccanti più forse più forti fisicamente, più potenti, ma in questo momento forse un po' meno tecnici, un po' meno rapidi magari delle mie. Siamo con caratteristiche diverse. In questo momento non mi sembra ci sia un Paolo Rossi. Nowadays it does not appear that there is a Paolo Rossi around. There are heavier, physically heavier, but not that technical as I was. So there are good player, good attacker, but there is no Paolo Rossi at all. And what's wrong with Juventus right now? They're struggling. Oh. Succede che ha vinto troppo gli anni scorsi e adesso è un momento di pausa, di riflessione dopo aver cambiato alcuni giocatori importanti. After having changed important players, of course, after having won many years in a row, I think it's reasonable to have a pause, so a break. It's not possible to go fast, just in this year. I think I go slowly. Yeah. Thank you, Paolo. Grazie.